Bene, bentornati in un altro fantastico clipino on the road. Tra l'altro qui piazzato la telecamera, figa, è una roba imbarazzante. Sembra una delle inquadrature dei film di Dario Argento degli anni 90, di opera, di Tenebretta Schema, tutta incredibile. Adesso non so quanto cazzo potrà durare, ma qui figa, ho esaurito la batteria del telefono, devo andare con la telecamera che qui è sempre un problema. Niente, non divoghiamo. Allora, oggi parliamo assolutamente, torniamo a parlare di ciarpame, perché c'è un ciarpame fresco fresco che figa, ne devo parlare assolutamente. Parliamo di questo film qua, anzi mi correggo, parliamo di questo filmaccio qua, perché a mio modesto parere è un filmaccio, è un film considerato un film cult, eh? Ma secondo me, ragazzi miei, questo qui è un filmaccio. Parliamo di questo, assolutamente, di Possession del 1981, per la regia di, come cazzo si chiama sto regista qua, di Andrei Zulaski, che non so assolutamente chi cazzo sia. E questo qua, ragazzi miei, questo qui è un film, nonostante sia un film dell'81, è un film che io vidi tanti anni fa, questo qui è un film che fino a una settimana fa non sapevo neanche dell'esistenza di quel film qua. E voi mi direte, ma perché hai visto questo film qua recentemente? Magari l'hai comprato recentemente, infatti confermo, l'ho comprato proprio una settimana fa, recentissimamente, perché ce ne vuoi parlare adesso se dici che è un ciarpamone? Questo film qua l'ho comprato neanche una settimana fa, vi faccio rivedere, tra l'altro tiene l'edizione DVD, non so se si legge in basso a destra, rimasterizzato dal 4K, cioè te mi rimasterizza un film dal 4K e poi me lo stampi in DVD, me lo stampi unicamente in DVD e non in Blu-ray. Figa, sei un genio, ma proprio del marketing e della tecnologia. Allora, questo film qua, perché voglio parlare di questo film qua? Perché questo film qua è un film che per forza di cose è saltato fuori quando ho fatto il clipino, il trailer reaction su assolutamente il film Climax al cinema in questi giorni, purtroppo non in provincia di Parma e Piacenza, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, ma ho già rimediato, ho già ordinato assolutamente il Blu-ray UK inglese, che è già disponibile, non me ne frega un cazzo, sono molto, troppo curioso, voglio vedere quel film lì. Perché Possession? Perché Possession, a detta degli artisti, dei critici, che reputano questo film qua, questo filmaccio qua di merda, un cult assoluto, un capolavoro assoluto, un cult, lo stesso David Lynch lo considera un capolavoro assoluto quel film qua, ma David Lynch, sappiamo che è un po' fuori di testa, ci sta che abbia dichiarato che è un capolavoro. Questo film qua, Possession, è un film che viene molto citato dal film Climax di Gaspar Noé. È uno di quei film culto che viene citato molto, da cui lui ha tratto ispirazione per il film Climax. E quindi ho fatto uno più uno, ho detto, ma sì, dai, cazzo, di Climax ne parlano tutti bene. Le recensioni dei critici dicono che ha molto di Possession, che Possession figa, un film culto, è da vedere, prendiamolo cazzo, l'hanno ristampato da poco, questa edizione qua, l'unica che c'è, italiano, l'ho preso, convinto di essermi perso un film, una perla degli anni 80, ma meno male che me l'ero persa. E ragazzi miei, questo film qua che conta un cast abbastanza buono, cioè, abbiamo Isabella Gianni e Sam Neill, sono molto giovani quel film qua, soprattutto Sam Neill, poi ragazzi quel film qua, io amo Sam Neill, l'ho sempre amato, ma quando l'ho visto l'altro giorno in quel film qua, che è molto giovane in quel film qua, avrà una trentina d'anni, poco più di 30 anni secondo me, cazzo, io non so se recita così da mongoloide, perché è stata una cosa voluta dal regista. Ragazzi, Sam Neill in quel film qua sembra che abbia un pane nel culo tutto il film e ha delle movenze da handicappato che, boh, secondo me è una cosa voluta, voglio sperare che sia una cosa voluta, perché tutto il film ha un tono molto grottesco,
È un film molto strano, molto delirante, è un delirio unico quel film qua, è un delirio allucinante, ma che adesso poi ci arrivo. Poi ragazzi, Possession, cioè questo qui è un film, io mi sono già fatto la mia idea, però secondo me questo qui è un film che non è nient'altro che un il delirio vomitato su pellicola del regista. Cioè questo qui è un film che è proprio il frutto delle turbe psichiche, del delirio, della confusione mentale del regista, che è anche lo sceneggiatore ovviamente, che ha vomitato su schermo tutta la sua merda e l'ha messa in quel film qua, perché quel film qua è un film assurdo, è un delirio di trama, è un delirio di regia, è un delirio di colonna sonora, è un delirio di interpretazione, è un delirio di situazioni, è un delirio di tutto, è un film che mi ha dato di un fastidio. Ho fatto fatica a vederlo tutto, ho fatto molta fatica, io di film ne ho visti, film complessi, artistici, deliranti ne ho visti, alcuni mi sono anche molto piaciuti, perché hanno proprio una vena creativa molto potente, ma questo film qua ragazzi, questo film qua è un filmaccio, secondo me, io per mio conto è un filmaccio, ma poi adesso voglio tornare all'analisi di quello che secondo me penso di aver capito. Questo film qua non è nient'altro che un'esasperazione, una rappresentazione estremamente esasperata proprio al limite, primo, dei rapporti di coppia fallimentari, dei rapporti di coppia che si possono proprio di queste fratture tra rapporti di coppia che possono verificarsi così, di punto in bianco, dopo tanti anni di convivenza, di coppia. In questo caso qua parliamo di una coppia che hanno anche un figlio, un bambino piccolo che avrà 7-8 anni. E che il film comincia così, il film comincia esattamente come sembra un film su una coppia che sta scoppiando. Problemi, tu mi tradisci, no, non ti ho tradito, no, so che mi stai tradendo, dimmi cosa c'è che non va, abbiamo un figlio, dobbiamo cercare di andare d'accordo, anche se l'intesa sessuale non c'è più, la prima mezz'ora è tutta così. Ma poi, andando oltre, si capisce che comunque il regista ha voluto metterci dentro, perché c'è un elemento mostruoso, paranormale, nel film Possession, se no che cazzo di cosa stiamo parlando, ma si capisce che è una cosa figurativa, è una metafora, ha voluto mettersi dentro quell'elemento lì mostruoso perché ha voluto catalizzare l'attenzione su qualcosa che il pubblico di massa avrebbe potuto catalogare come appunto un film horror. Ma alla fine della fiera, da come l'ho capita io, è proprio un film, è una grande metafora sul, prima di tutto, come ripetevo prima, sulle crisi di coppia, quelle coppie che senza una motivazione particolare, eclatante, disastrosa, dirompente, cominciano ad avere problemi, cominciano più a non andare d'accordo, a non avere più intesa sessuale, a non andare d'accordo proprio fino dalle piccole cose, dalle grandi cose fino poi a attaccarsi per le piccole cose, no? Cioè il fatto che comunque a quel livello lì, quando non c'è più intesa, una coppia può scoppiare anche per le piccole cose, no? Uno sguardo dato male, una parola detta in un momento sbagliato, cioè tutto può essere elemento per fare degenerare in maniera incredibile un rapporto di coppia. Ma poi anche un'altra cosa, è evidente che oltre a questo elemento qua, figurativo, metaforico, il film è pregno proprio del messaggio del caos esistenziale di alcune persone. Cioè, questo qui è un film che secondo me è proprio il regista che è come se avesse voluto dire guardate che io sono una persona molto disturbata, ho passato dei momenti nella mia vita in cui non sapevo chi cazzo ero, dove stavo andando, cosa dovevo fare, perché è un film che oltre all'elemento di rottura, di frattura nella coppia, mi fa anche capire che alcune persone in momenti particolari della loro vita soffrono proprio di questa mancanza
di identificazione, no? Di personalità, cioè, hanno una sorta di crisi esistenziale, di crisi di personalità, non sanno più qual è il loro ruolo nella loro vita, qual è il loro scopo, perché fanno quello che devono fare. E quindi da quel punto di vista lì il film ce la fa a darvi questa sensazione qua di caos, di perdita completa della personalità. Lo stesso personaggio interpretato da Isabella Gianni, forse è proprio il personaggio. Poi c'è una scena centrale nel film, in un momento proprio centrale del film, che vi dà proprio questa sensazione qua. Ovviamente non me la sto a dire, non me la voglio spoilerare, però secondo me il messaggio che voleva dare il regista era proprio un messaggio molto molto soggettivo. Ha voluto proprio vomitare su pellicola tutto il suo disagio esistenziale, e comunque sicuramente qualcosa che comunque ha riguardato la sua vita, la sua esperienza personale, magari un rapporto di coppia è andato male, e poi assolutamente un periodo di alienazione, di perdita di contatto con la realtà. Uno magari non sa più dove cazzo è, chi è, cosa non è, non riesce più a capire chi è dentro di sé, e quindi sbiella, va giù di testa. Ci sta un messaggio del genere, però ragazzi il film è troppo grottesco, buttato lì, è troppo un filmaccio. Ci sta un discorso del genere, un discorso artistico del genere, però per fare una roba del genere devi avere dall'altra parte un film impeccabile, un film artisticamente impeccabile, con una regia della Madonna, con direttori della Madonna, con un'interpretazione della Madonna. In quel caso qua, nel caso di Possession, abbiamo un film che tenta di fare questo, secondo il mio modesto parere. Questa è la mia modesta personale interpretazione, che però secondo me non è molto lontana dalla realtà. Però per quanto riguarda la parte prettamente cinematografica del film stesso, abbiamo una pellicola che secondo me è a tratti ridicola, perché ripeto, è un film molto semplice, è molto ridimensionato, è molto, molto poco pretenzioso dal punto di vista proprio cinematografico, eh. Si vede che è tutto fatto con 2 lire, e quindi non riesce a mantenere in piedi tutto il discorso metaforico che vi ho fatto poco fa. È un film molto povero, ripeto, secondo me è recitato anche molto male, soprattutto da Sam Neill, ma poi, ripeto, non ho assolutamente apprezzato quei momenti prettamente goliardi, perché ci sono dei momenti veramente che sono goliardi, sono quasi grotteschi, che sicuramente sono voluti perché magari li ha voluti mettere dentro per stemperare la tensione, però io non ho apprezzato assolutamente, per me è ciarpame puro quel film qua. Poi, ripeto, i critici me lo possono lodare fin quanto cazzo ne han voglia, però io sono convinto che molto spesso per film di questo tipo qua, che sono filmacci che quando sono usciti all'epoca, in 80, in 81, quel film qua sicuramente era stato stroncato. Poi i critici, è diventato un po' una moda da parte dei critici, soprattutto quelli un po' più rognosi, un po' più con la puzza sotto il naso, dopo tanti anni mi prendono questi film qua che sono robacce, sono filmacci di merda, e mi li vanno e ci sparano il commento capolavoro assoluto solamente perché è un film delirante, estremamente delirante, allucinante. Basta questo per farvi un film capolavoro assoluto, quello che voglio dire io. Devi avere dietro un grande regista, una grande produzione, una grande vena artistica e stilistica per farne un capolavoro assoluto, ma questo non è il caso. Quindi ragazzi miei, io non spendo altre parole, state alla larga da questo filmaccio di merda qua, che è Possession. Non fatevi ingannare dal titolo e neanche dalla copertina, perché non c'è un cazzo di tutto questo. Il film è quello che vi ho raccontato prima, senza farvi spoiler. State nella larga, perché è veramente un ciarpame, secondo me, con la C maiuscola. Ragazzi, il consiglio ve l'ho dato, poi fate un po' come cazzo volete. Come al solito un ringraziamento per l'attenzione, e un saluto, e al prossimo clippino.